La pioggia e la grandine non ha fermato il cammino silenzioso di molte persone, adulti e bambini, lungo l'antica strada che da Mulin di Bucchio porta al Sacrario di Vallucciole, nel giorno in cui si sono ricordate le 109 vittime della strage nazifascista. Proprio in questi momenti in cui la guerra sta dilagando di nuovo in Europa e tutti i giorni la televisione ci rimanda immagini terribili di vittime, non solo militari ma anche civili, è fondamentale ricordare eccidi come quello di Vallucciole, che riguarda proprio il nostro territorio e la nostra comunità, perché Vallucciole rappresenta per noi veramente una ferita ancora aperta. Noi ricordiamo ovviamente questi innocenti, bambini, donne, uomini, anziani, 109 persone che furono trucidati dai nazifascisti in maniera oscena, con un odio incredibile, con delle modalità anche che non riusciamo nemmeno ad immaginare, e oggi però lo dobbiamo ancora di più fare, perché quella stessa violenza, quello stesso odio lo rivediamo appunto in altre popolazioni, in altri luoghi che in fin dei conti sono molto vicini a noi. Quando si parla di Vallucciole a 79 anni di distanza, penso sia importante soffermarsi su tre parole chiave. La prima è quella di innocenza, l'innocenza che contraddistingue una popolazione che si ritrova abbattuta su di se stessa il crimine inaudito senza aver commesso alcuna responsabilità. L'altra parola è vendetta, la vendetta tedesca e fascista che si abbatte sulla popolazione. La terza è il nazifascismo.